Yo, what's good everyone? Bella raga, ci risiamo, qui stiamo per iniziare il contest più richiesto di tutti i tempi. E dico una stronzata perché non è vero, però mi avete detto in tanti che questo sarà il miglior contest del 2022. Quindi ho alte aspettative, se no poi vado a beccare chi me l'ha detto. Sto scherzando ovviamente. Dai, senza perdere troppo tempo, andiamo subito a spaccarci. Pubblico, ci sei? 3, 2, 1, mandala! Voglio sul palco il cazzo di teste di serie del Cyberfighter! Sono qui, altro che presentazione, ho il presentimento di non rompere il ghiaccio. Questi rapper che pigliano pallottole perché li spacco dentro le battle. Sono soddisfatto, sono 4x4. Questi che dicono non c'ho di, se arriva Morbo che freeze, lo sai che porto le skits, nel senso non ho una rapina, mani in aria, questo è tempo di riscatto. Altro che X Factor, c'ho il fattore X. Gente che mi dice Mega Morbo c'ha le rime, sono così fatto che rappo fino al prossimo venerdì. Tutti si fanno dei film come fossi a Beverly Hills, yeah. Sì signore, però io vorrei una cosetta, vorrei sentire il mio carissimo e amatissimo 3, 2, 1, sì, questo qua è un suono migliore, pensano che non sia più migliore, pensano sia finita la carriera di Francone, guarda caso a mezzanotte, giorno di resurrezione. Grazie, voi che dite? Climamite come dinamite, per me free drink non è il bigliettino, ma l'ordine in successione delle cose preferite. Ma mi piacciono anche gli anime o serate punk a bestia, tanto che guardo così tanto Attack on Titan che sto su un carro per farmi una siesta. Suono su un impianto colossale in festa e ho un martello corazzato in testa, mentre la tua femmina è una mascella immensa perché sei tipo i sassi che lancia il gigante bestia. Non ne so, lo so. Non mi ho idea di cosa dice. Però ha spaccato. Yeah, yeah. Non lo capisci, vedi, io rappo al limite. Gli altri che se le bevono un po' come le pinte. Alla fine mi hanno dato uno spintone. C'era il dottore che m'ha curato da questo morbo inguaribile. Yeah, vieni che alla fine vedi rime al limite. Io ti spiego ogni volta che lo faccio che è un crimine. Vieni che per la competizione sai non scappa. Persino Frank se mi becca in battle dopo quella zappa. Yeah, basta che prendi il co. Io me non è che voglio fare il gioco per competizione. Lo sai com'è che funziona, vedi, non che scappo in Messico. Oggi disso anche l'italiano, sono dislessico, yes. BLNK non hai capito, sono gonfio pessimo. Sai che in ogni caso vedi BLNK tra i guadagni. Gli altri si questo questa sera ci vanno a bagno nel Golfo Persico. L'hai capito pezzo, in ripresa. Vado avanti adesso con la rima troppo tesa. Sono sul palco assieme a quelli di Fea, che stiamo preparando una bella sorpresa. Raga, la prossima volta che facciamo una diretta, penso giovedì, comunque ve lo annuncio nei prossimi giorni, per chi mi segue su Instagram, anche qui e anche chi, non, chi c'è nel gruppo di Discord, organizziamo una bella live, penso giovedì sera su Twitch, reagiremo a freestyle e faremo anche il disco di Fea e anche molte canzoni, quindi ve lo ricorderò, non vi preoccupate, però almeno lo sapete. Non lo so, prima che me lo chiedete. Faccio sempre rime, te le caccio sempre a random. Quando faccio barre tu lo sai che sto arrivando, perché sono un fenomeno, chiamami Diego Armando. Sulle mani, lo sai che andiamo e vieni. Amico, sono un king come avessi dietro il 10. L'hai capito, beh, che le faccio pure le veci. Prendo sempre il massimo, non Giacomo Aneci. Già lo sai, andiamo sempre avanti. Quando rappo te le caccio siamo dei giganti. Gli avversari che mi sfidano fanno fatica come a fare le capriole o a Buffemi Martis. Perché l'esito della vita, La gente che dice sto flow è fenice, si eleva dal suolo. Pezzo di merda strozzo, su YouTube mi faccio più pup da solo. Non mi serve, non fate i nomi, merde. Siete un branco così di infami che è evidente che sarete in grado di far linciare pure il presidente. È il flow più intesigente, il più lazy, il più crazy e niente può fermare. The piccia, rap spiccio, a questi che piccio in testa. Non possono arrivare all'MC che non ha rivale, devo un pratico.
faticare mesi su mesi. Gia con il flow gemelli sia mesi. Sia mesi, sia anni, sia giorni. Se non capisci questo freestyle, sia giorni. Che un poco vecchio, fra un poco datato. Il fatto che siciliano vince, scontato. Lo sappiamo, sappiamo come si rima. Se non capite che ha vinto, fra ve lo spiego prima. Così non la capite qua mica dopo. Il mic va a fuoco, il rap non è un gioco. Ok? Vi dovreste ricordare chi è che c'ha l'abilità verbale a rappare. Qua fischia tutto, compare. L'ultima volta che ho messo un piede qui mi hanno rubato una finale. Sono riprenditi e poi prova a salire. Oh Omar, sai che sono logico. Io frate sono Antonio, non sfido l'MC anonimo. Bella per Gabs, spero che ancora si ricordino. Yes yo, sono l'MC più logorobico. Che bestia il dottore. Grande Idro, mamma mia. Antonio il mio nome, Antonio il mio nome. Non l'ho già fatta sta presentazione. Devo trovare un'altra soluzione. Sono quello che vince le battole a caso dicendo zitto coglione. Non lo so, ogni volta che rappo lo faccio con bon ton. E quando entro al barrios mi sembro CJ che dice Grove Street Home. Tipo San Andreas, vuoi battermi, pensi me lo succhi. La mia ragazza è tipo San Andreas, perché è brutta senza trucchi. Che cazzo, che ci giochi a fare? Non sono venuto mica a fare la finale. Mi impegnerò anche in finale, anche se sarò costretto a svezzare, perché voglio la cintura, mio cane. Un po' di lamentele ci sono state, ci sono state con l'ultimo contest, la finale contro Bruno Bacche non è stata il massimo, Secondo me l'ha detto per quello. Chi deve partire? Non lo so, il prossimo non vale due lire. E questa sera la carriera di chi mi sfida con in testa New Era dovrà finire. Vuoi partire? Se non posso continuare fino a non finire. Grande Cecherigno. Yo motherfucker. Anche no, stasera so zenzero show. Sono in pace, tipo troppo chill. Nel senso che è meglio che non mi sfidavi. Un avviso a freestyler aspiranti vari. Se ti prende a male sul palco, meglio che non ci sali. Ti deve prendere a bene. Stasera voglio rappare solo il più possibile. Non me ne fosse un cazzo di convincere. Solo a questo punto, pure senza virgole. Lo faccio tutto, non lo so. Qual è la soddisfazione? In che modo muovo la misura? Bella per chi arriva in finale con me, gli do i 1000 euro. Stasera voglio solo la cintura. E infatti devo presentare il campione. Il campione. Allora mi fai un ultimo. Yo motherfucker! Yo motherfucker! Che cazzo è sta musica? Grande Giuseppe! Che cazzo è questa musica? Bro, ma l'hai messa a te? Apritevi, apritevi! Che cazzo succede là in fondo? Apritevi! Che cazzo succede? Cos'è quella cosa? Cosa sta succedendo? Io non ne sapevo un cazzo. Cos'è? Porca saga. Ah, la cintura. Che figata. Capito. Minchia, che figata. Porca troia. Di Smithtown Snake è tornato e ha lasciato la sua cintura. Chi cazzo se la porterà a casa? Mettiamo un beat a quest'uomo. Allora, il campione in carica. Ci sei, Mario? Rappo per eccesso, succa teste calze. Tipo ciucciati il calzino. Quando rimo ammazzo questi coglioni che non hanno proprio stilo. Sai perché? Perché sono il king del rap. Vinco anche se di fea ce ne sono più di tre. Non mi interessa. Faccio il rap perché tanto è una principessa.
chi vi sfida dici bello, alzo il livello contro la principessa sul pisello. Jake, entrata da leggenda, come fossi Tyler Durden. Sono entrato con le guardie del corpo, ma meglio di chi entra nel corpo delle guardie. Luciano, mamma mia, che ti sparo. Padre, mi sarà dura. Shakiro, vaffanculo se tu vuoi la mia cintura. Raga, voglio un cazzo di casino per me. Bella entrata di Snake, bella, bella, bella. Chi manca? Chi manca? Ah, sono finite. Porca troia, porca troia. Sti 10 minuti sono volati. Mamma mia, che figata che si prospetta. Che figata che si prospetta. Cazzo, mamma mia. Si prospetta una figata pazzesca, eh. E da domani, raga, vediamo di fare almeno... Non lo so, vediamo, eh. Ritornerò magari a farne, che ne so, tipo... 2 o 3 al giorno di queste reaction, così almeno ci portiamo già avanti con questo contest e lo finiamo poi quando facciamo la live su Twitch. E nulla, dai, spero che vi sia piaciuta la mia reaction, vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Bella!